Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gera. Oggi siamo qui in un nuovo video sul nostro recap settimanale della VL, come sempre appuntamento fisso il lunedì barra martedì. Allora, questa VL è stata molto bella perché ci siamo riconfermati nuovamente a Elite 1. Bene, sì ragazzi, ci siamo riconfermati con un buon 27-3. Abbiamo perso una partita in più, ma abbiamo segnato molto. Infatti, ho chiuso la VL con 104 gol segnati e 20 subiti. Quindi, tanta, tanta roba. Sono molto contento di questo. La squadra ha girato benissimo. Sono contento di non aver cambiato nulla. Anche se, ragazzi, cambierei giusto qualcosina per quanto riguarda la fase difensiva, perché mi dispiace dirlo, ma Ferdinand mi ha causato troppi problemi, comincia a non reggere più, non chiedetemi perché, ma non è il Ferdinand degli altri anni, semplicemente questo, perde i contrasti, va a vuoto, diventa un fantasma, lo trapassano, non si capisce cosa raga, infatti la maggior parte dei gol li ho presi per colpa sua. Le sconfitte invece sono state un po' così così perché tre sono arrivate tutte nello stesso giorno perché io ho chiuso i primi 2 giorni ragazzi 16-0. Dopodiché l'ultimo giorno non mi sono sentito molto bene, ma ho dovuto giocare per finire la VL e ho perso la prima ai rigori. Poi sono andato avanti, ne ho vinte altri 2 rigori, quindi immaginate 3 partite di fila ai rigori e ho perso la quarta. Quindi ero 18-2, da lì poi ho perso alla 25esima. Non ricordo bene l'ordine, comunque è successo più o meno così. Però dopo le abbiamo vinte tutte, per fortuna ci siamo portati Elite 1 all'ultima partita, quindi sono molto contento. Come sempre ho giocato col 4-4-2 nuovamente, nei momenti in cui ero in difficoltà switchavo al 4-2-3-1 perché preferivo difendermi meglio e attaccare con cautela. Quindi questi moduli ho utilizzato, le tattiche vi ho portato il video settimana scorsa. Difensivamente siamo stati molto solidi, però raga, vedete ogni tanto capitavano questi rimpalli che purtroppo non potevate farci niente e dovevamo andare avanti e sperare poi di segnare, perché qui siamo andati anche in svantaggio. Ci sono state partite che perdevo 3-0 rimontate 5-3, una partita che perdevo 4-0 vinta 5-4, quindi diciamo che io ce l'ho messa tutta per far arrivare questo Elite 1 nuovamente, perché ragazzi chiudiamo il mensile con ben 111 vittorie e 9 sconfitte su 120 partite di VL, quindi entriamo nella top 150/200 mensile e sono contentissimo di questo perché voi sapete non sono un pro player, non sono niente di che, sono semplicemente un player a cui piace giocare a FIFA e ogni settimana si impegna per dimostrare la sua passione per questo gioco, anche se il gioco non ci premia mai. Questa settimana inoltre sono usciti gli swap e dovrò andare in Rivals purtroppo. Chi mi conosce sa che odio le Rivals, comunque dovrò andare in Rivals a farmi tutte le sfide per sbloccare almeno Van der Sar, giusto perché così posso togliere finalmente Ferdinand appena ci sarà il crollo dei prezzi e dei toti. Penso che andrò a prendere o Varane If o semplicemente Del Militao, devo un po' decidere, ma Ferdinand ragazzi non durerà a lungo nella mia squadra perché i giocatori che mi causano problemi io li elimino perché non va bene. Infatti Firmino, Vieira, eccetera eccetera, mi stanno piacendo tutti, li sto tenendo anche a costo di perderci tanto, perché ragazzi per esempio Garrincha ha già perso 100k, Firmino ha perso 200k, però io non vado a vendere chi mi fa girare bene la squadra, non ha senso. Li andrò a vendere in un momento in cui mi serve qualche altro giocatore. Però vedete Ferdinand sempre fuori posizione, inciampa, è un casino. Solo lui mi ha dato problemi in questa VL, non era presente, come se non stesse giocando la VL. Invece Neymar, Ronaldo, guardate qui che giocatore. Mbappé è anche un altro giocatore che dovrà volare, però sta lì solo perché deve correre. E i giocatori fondamentali sono Neymar e Ronaldo. Vieira. E poi abbiamo Mendy che è veramente un toro, ragazzi, un toro. Troppo troppo forte. Peraltro mi sono anche fatto Promise One to Watch. L'ho fatto gratis perché mi serviva un sub. Qui vedete Kent che segna. E questa partita non mi ricordo se è per il 25. Vediamo. Vediamo insieme. Dovrebbe essere per il 25 questa. Sì, questa è per il 25. Poi abbiamo la penultima partita.
dopodiché l'ultima. Comunque, guardate, Ronaldo sempre lì, sempre segna, ragazzi, è fenomenale. Lui e Neymar avanti, guardate qui, entra in area, finta, doppia finta, per fortuna un rimpallo a mio favore ogni tanto. Segniamo e poi andiamo a chiudere 3-0 con un altro meraviglioso gol, sempre del nostro caro CR7 che non delude mai. Questo qui quinta e poi andiamo avanti. All'ultima partita che ci ha permesso di fare 27. Se perdevo questa, ragazzi, non potevo più far nulla. Partita difficilissima, sbloccata al secondo tempo perché la palla non entrava. Infatti, è finita 1-0. Ragazzi, per farvi capire questa partita, eppure il player contro non era fortissimo, ragazzi. Gli ho fatto tanto di quei tiri. Vedrete anche le statistiche a fine partita, ma solo questo pallone è riuscito ad entrare. Veramente qualcosa di strano. Vabbè, le statistiche non si sono viste, purtroppo. Però mi sa che dovrebbero ricaricarsi le statistiche. Qui finisce la partita. Andiamo a 27. E ci portiamo a casa un buon risultato mensile. E un buon risultato anche a livello personale, ragazzi. Perché è stato un mese pieno tutto in Elite 1. Perché abbiamo fatto 3, 28 o 27. Quindi tanta tanta roba. Sono soddisfatto. Detto questo, il video si conclude qui. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa VL. Come siete andati voi in VL, se volete anche una bella live in settimana, ovviamente dopo Capodanno, ci vediamo. Passate dal link in descrizione. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale, ci si becca al prossimo video. Un saluto da Gera e buone feste, ciao!